Sicure, Marlene e Brie, di non ricordare niente su quello che è accaduto in ospedale? Noi non ricordiamo niente di quello che è successo. Eh sì, appunto, la ferma anche io. Per caso c'era qualcuno che vi insospettiva? L'unica cosa che ci ha insospettito è stata la boccia che è caduta. Quella dei pesci, anche ce la volevo far cadere da un sacco di tempo. E riguardo a lei, signorina Vanna. Io ho detto polizia che non mi ricordo niente. Nella sala 12 io ricordo che non stava nessuno. Aspetta, che dici, Vanna? Lì stava la signorina Emily White, che le era caduta addosso una valigia, che stava per farla morire. Io sono stata ritrovata dalle altre infermiere nello sgabuzzino e quindi non ho visto niente. Vi prego, polizia. Ok, calmati. Il prossimo passo da fare, cara Emily, è infiltrarti lì e ucciderli. E come faccio? Mi riconosceranno, diranno che sono un impiccione. No, noi ti trasformeremo nella persona più vicina a te. Cioè Bri. Esatto. Vai e rapiscila. Stai zitta. Addio, cara Bri. Ehi, dove eri andata? Andato un attimo in bagno. Aspetta, perché parli con quella voce strana? E poi, lì non c'è nessuno. Non mi sentivo bene e sono andata un attimo a vomitare. Cosa? Signorina Bri, sta bene? Sì, certo che sto bene. Beh, io vado alla centrale di polizia. Beh, devo andare anch'io, ciao. Ciao. Aspetta, arrivo. Cos'è questa cosa? Oh, guarda, polizia, hanno fatto una statua di me. La dichiaro subito in arresto, ma voglio sapere prima chi è la vera Brian. Ma certo che sono io. Come? Ci sono due Brian. No, poliziotta Katie, perché una è una falsa. Chi di voi è la vera Brian? Ma stai zitta, brutta perdente. Oh. E cosa succede? Io non sto facendo niente. Lei è una statua. Io sono la vera Brianna. Ma come fai ad essere la vera Brianna se... Oddio, un attimo fa indossavi l'orecchino fucsia che è quella legata. La dichiariamo in arresto. Venga con noi. Tutta sosia. Non mi prenderete mai. Emily White, la ragazza che è stata lasciata da 2 settimane dal suo ragazzo Leo Yellow. E probabilmente non avrà ucciso solo lui, ma anche la sua amica Daisy. State zitti, polizia! Voi non mi prenderete mai? Sta qui! Ma dove Se ne sono sono andate? andate. Oddio. Oddio, che cos'è questa dimensione? Questo, mia cara Emily, è il portale degli assassini. Qui sarei al sicuro e non verrei mai arrestata dalla polizia. Quanto vi adoro! Almeno qui sto con qualcuno di molto speciale, ovvero il sangue.